Roman Löffli, finita la partita, ma l'emozione, penso che di giocare l'ultima partita alla Corner Arena o Ressica quando sei arrivato qua, sicuramente è un grosso effetto. Ti abbiamo visto commosso a fine partita. Sì, non... tanta emozione alla fine qua. Chiaro che non è così che voleva finire, che volevo finire la mia stagione, però lo Zugo era più forte e sì, peccato, perché non è stasera che perdiamo la serie, già prima potevamo fare meglio, però sì, alla fine col mio figlio lì davanti alla curva è stato un bel momento e me le ricorderò per sempre. Puoi fare un riassunto dei tuoi anni qui a Lugano e delle tue esperienze, i momenti più belli che hai passato e quelli magari meno felici? Purtroppo io ero venuto per vincere un titolo che non è mai, che non siamo mai riusciti a fare. Sono stati 4 anni abbastanza difficili. Una volta il campionato a Lunato e 3 volte non abbiamo passato i quarti di finale, quindi... difficile, però è l'ok, è così, non si può, c'è solo una squadra che vince alla fine e purtroppo non è mai stato il Lugano per 4 anni, però sono sì, belle esperienze. Il mio figlio è nato qua a Lugano, quindi sarà sulla sua carta d'identità, sarà sempre scritto Lugano, quindi per sempre avrò questa città in testa. Il tifo bianconero è un tifo particolare che ovviamente resta nel cuore. Adesso vai a Berna con 16.000 persone e chiaramente vedremo un po' la differenza di tifoseria, di pubblico, di modo di giocare. Berna che si sta rifondando e magari punta anche su un giocatore come te e anche un rigorista come te. Sì, adesso il libro si chiude col Lugano, un altro si apre col Berna e... sono triste di partire e adesso un'altra avventura mi aspetta a Berna con, sì, come l'ha detto, un 16.000 tifosi, quindi sarà un'altra storia, però anche qua a Lugano non hanno mai mollato. Sono stati 2 anni difficili con lo Covid, tutto, però sono sempre stati qua con noi, dietro di noi, e per quello vorrei ringraziarli. Posso ringraziarti? Io ho avuto una stima incredibile verso di te, ti consideravo lo straniero che non c'è, anche nei momenti delicati, una stima reciproca, e spero che rimarrà anche una certa amicizia fra noi due, anche quando verrai a Berna, anche da rivale. Grazie mille, grazie a te, sì, sempre stato un piacere fare le interviste, quindi è chiaro che rimaneremo amici. Ti auguro in bocca al lupo anche con la nazionale, visto che fra Lugano e Berna c'è nel mezzo la nazionale, un pezzo pregiato come te Fischer non lo lascia andare via, quindi chiaramente lo farà giocare sicuramente. Quello non lo so ancora, lo spero, però adesso devo andare con la squadra, ultimi momenti con tutta la squadra insieme, quindi vedremo cosa succede dopo. Segna Berna ma non contro Lugano. vedremo. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie di tutto. Grazie, grazie.